Gli ho chiesto se è credente e lui mi ha risposto, credente e praticante. E perché ce l'hanno portato via? E lui mi ha detto, perché quando una persona finisce la sua missione sulla terra, Dio la richiama con sé. Io, da credente, ma non so bene in cosa, ho elaborato un'altra teoria. Lui aveva solo pregi. Ed era una persona perfetta e le persone troppo perfette non possono vivere con noi comuni mortali. Non so di chi sia. Che forza questa ragazza, che forza. Una bara applaudita. Sentiamo Costa, scusa. sentiamo Costa. Però dentro c'è un viso che sta sorridendo. E dice: questo è l'ultimo scherzo che vi ho fatto, perché voi credete che io sia qui dentro, ma io me ne vengo a casa stasera. Se ne va a casa con Paolo, con Rossella, con Martina, con Kate. Ma quello che è più importante è che tornerà a casa con tutti voi. E questo che è il miracolo che ha fatto oggi Marco Simoncelli. Può diventare esattamente quello che avete sempre sognato. Diventa uno di voi nel vostro cuore. E quindi oggi qui si celebra questa sua grande vittoria, la vittoria sulla morte di Marco Simoncelli. Mattia Pasini. Mattia Pasini con Massimo Facchini, sentiamo. Mattia, una rapidissima battuta. Difficile. Sì. Grazie. Ok. Ironica, secca, ma bella, eh? È una delle cose più belle che io ho Era come sentito. Marco, comunque era come Marco, erano uguali e si rispettavano nella loro libertà e nel loro senso dell'umorismo, che era bellissimo, di tutte e due. Possiamo liberare Si vogliono avere vicini. Verrà stretto un cordone, diciamo così, dai volontari di Coriano che così tanto hanno lavorato in questi giorni. Quanti siete, vedi? Ha colto l'ironia. Uomo e pilota, Dio boh, raga, quanti siete? Bellissimo. Col suo Dio Bo era sempre, ma spontaneo, non gli odio, diceva tutti i momenti, era proprio. Sì, era la sua espressione E continua. Tra gli uomini più provati vedo i ragazzi del team, i ragazzi del team, sai, quelli sono che quelli ci che vivevano a contatto sai, tutto, in quelli che tutti i si momenti. sentivano le risate, le cose, le pacche. Quando non andava la moglie, gli dava la pacca sulla spalla, gli diceva: voi la mettete a posto io, se non siete capaci voi. Cioè, pensato a cosa gli diceva. Bellissimo. Ce ne sarebbero aneddoti da raccontare. Un'immagine del padre, che mi ha colpito tanto perché la sua vera natura è quando è sceso dall'aereo riaccompagnando purtroppo la salma di suo figlio con quello zaino a tracolla di fronte al potere costituito, all'autorità che lo attendeva all'aeroporto di Fiumicino, lui con il suo Assoluto, zainetto, scherzo. nella Lui, sua semplicità che ha mantenuto, quello che che è era proprio quella nella di Marco, no? Marco, questo è vivere sereni, in posto con la propria coscienza. Marco ci mancherà. Ha fatto maturare tutti. Guarda, sono proprio contento che sia venuto Jorge. Lunga giornata a Coriano. Volevo ringraziare Sandro Fioravanti per il gran lavoro che ha svolto in questi momenti difficili, garantendo a tutte le televisioni la possibilità di accedere con un numero giusto di telecamere adeguato per una cerimonia così delicata e così importante, così come Pietro Sollecchia e Stefano, il suo aiuto regista, ancora delle lacrime, Stefano Brunozzi, delle lacrime incontenibili.
ringrazio Carlo Pernat, ci abbia insegnato qualcosa in più, ad apprezzare con più semplicità e con meno affanno questa vita che a volte viviamo pensando che sia eterna, ma non lo è, anche se per chi ci crede ce ne sarà una più tardi. Però intanto cominciamo a vivere bene questa. Intanto cominciamo a vivere bene questa, è detta da un prete, questa è una cosa importante, no Don Marco? Qual è stata la prima impressione quando hai visto Marco la prima volta? Un guascone. Aprite per cortesia. Guarda che vola verso il cielo ancora. Eh? Un guascone. Di quelli che non si possono contenere. E mancano le istruzioni. Mancano le istruzioni. Come contenere il SIC? Trovarle. Ecco. Un applauso, io lo vorrei sentire ancora interamente, perché anche noi ci uniamo da questa nostra postazione un po' lontana da lì. Ci ha fatto tanto ridere, ma ci ha fatto anche tanto piangere adesso. Ma ci farà un'altra volta lì. Quando lo prendiamo gliene diciamo quattro. Diciamo quattro. Adesso il corteo si muoverà alla volta di Cesena, come abbiamo detto tante volte, polizia, carabinieri accompagneranno in questo ultimo viaggio. C'è quel cazzo di sgabellone là. Sì, ogni tanto arrivano delle voci anacronistiche di sottofondo, ma fanno parte del coro, no Don Marco? Sì, sì. Ormai le travegole. Ecco la macchina con il feretro per questo ultimo passaggio. E noi siamo in chiusura con questa immagine e questo applauso da Coriano per questa giornata triste e significativa al tempo stesso, che ci lascia il cuore gonfio di pianto ma anche di orgoglio per aver conosciuto un uomo così, ringraziando tutti quelli che ci hanno consentito questo lavoro. E voglio chiudere così come ho iniziato, con una poesia di Francesco Guccini che recita più o meno così: voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che, come allora, sorridi. Grazie. Ciao. Marco, per tutte le emozioni che ci hai dato, grazie.